Quattro trucchi psicologici che funzionano con tutti gli uomini. La scienza della seduzione. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra quattro livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema. Quattro trucchi psicologici che funzionano con tutti gli uomini. La scienza della seduzione. Allora, se vuoi far innamorare un uomo, se vuoi coinvolgere un uomo, devi utilizzare la psicologia maschile, conoscere a fondo la psicologia maschile per poter creare dei bias, diciamo, che ti facciano percepire come la donna giusta. Ovviamente questi bias avvengono quasi prevalentemente, diciamo così, a livello non verbale, piuttosto che a livello verbale. Il non verbale è assolutamente prevalente. Allora, come si può fare, diciamo, quindi per sedurre, per conquistare, per far innamorare, diciamo, tutti gli uomini che ti interessano? Quali sono questi quattro trucchi psicologici che puoi utilizzare? Beh, allora, il primo è fondamentale è quello di costruirti un'immagine. Sembra banale, ma costruirsi un'immagine è fondamentale. Perché l'immagine che tu ti costruisci crea un qualcosa di, che attira, se un'immagine è attraente, ovviamente, per un effetto alone. Quindi che immagine costruirti? Beh, intanto un aspetto impeccabile è l'arte di estendere la tua bellezza interiore al tuo aspetto esteriore. La tua immagine racconta molto di più di quanto facciano le parole. La tua immagine può creare molta più seduzione di quanto possano fare le parole. Basta poco, ma deve essere un'immagine personalizzata. Noi istintivamente, già dal taglio di capelli, dagli abiti, istintivamente, quando una persona entra nel nostro, come dire, campo sensoriale, mettiamo un'etichetta e quindi già da un'immagine, da come appare la persona, automaticamente andiamo a definire che tipo di lavoro potrebbe fare, che tipo di reddito potrebbe avere. Che tipo di donna potrebbe essere, se è una donna, diciamo, azzoccolata o se è una donna invece di difficile conquista. Automaticamente il maschio fa questo, quindi devi imparare a creare un'immagine che possa essere positiva per te. L'immagine è la percezione che gli altri hanno di noi. Non è soltanto una questione di facciata, ma costruirsi un'immagine significa far emergere la tua essenza. Far emergere la tua parte migliore in questo caso, mettere in risalto tutte le qualità che tu di fatto hai, perché questo è credere di avere qualità è fondamentale. Il rischio è quello di cadere nella moda, adeguarti al, diciamo, costruirti una facciata, perché la trappola della moda è veramente una trappola che fa sì che tu ti costruisco una facciata non credibile, non avere credibilità. Invece devi nascere, devi crearti un'immagine di donna vincente, di donna sicura, che nasce in tu, da per tu, cioè, principalmente dal tipo di sicurezza che tu hai verso te stessa. Cambiare tipo di abbigliamento è fondamentale per crearti la giusta immagine, se quella che hai non è sufficiente. La tua immagine migliora soltanto se però al cambiamento esteriore unisci anche un cambiamento, una modificazione del tuo atteggiamento. Immagina come vorresti essere, affascinante, sicura, trascinante, una donna vincente e fai di tutto, creati questo sogno e creati nella tua mente
proprio la tua immagine di come vorresti essere e quindi fai di tutto per assomigliare, tra virgolette, a questa immagine. Ovviamente l'immagine, diciamo, vincente non deve seguire degli stereotipi, ma deve trasmettere emotività, deve trasmettere seduttività. Il gioco della seduzione inizia per una donna sicuramente con l'attrazione fisica e sicuramente punta molto sull'aspetto della femminilità, ma questo va in parallelo col suo atteggiamento di sicurezza. Senza attrazione fisica non parte il gioco della seduzione, ma senza sicurezza non parte, diciamo, non parte nulla, non parte assolutamente nulla. Quindi inizia a crearti l'immagine che tu vorresti essere e allenati a sviluppare questa immagine. L'immagine, un'immagine positiva sarà subito seduttiva, sedurrai tranquillamente gli uomini, ma senza neanche colpo ferire, cadranno come pere cotte dinanzi a te, dinanzi alla tua bellezza interiore che si sta trasmutando nell'esteriorità. La seconda cosa molto importante è, diciamo, il linguaggio non verbale del viso. Il viso, deve essere sorridente, deve essere disteso, deve comunicare, diciamo, apertura e serenità in interiore. Un viso imbronciato, un viso accigliato respingerà gli uomini. Quindi anche qua devi allenarti sempre il viso sembra di nome, è un elemento fondamentale per la seduzione. Devi quindi cercare di eliminare i veleni mentali e di imparare a sorridere. Ovviamente il viso devi curarlo il più possibile, ma non è nell'estetica del viso. Sicuramente devi idratare la pelle, curare la pulizia, soprattutto dei denti, quello è fondamentale. Poi per il resto, quanto rossetto mettere, non tanto è meglio, ma potrebbero anche essere le labbra al naturale. La cosa importante è che tu ti senti a tuo agio, che sorridi e che hai un aspetto disteso. Ecco, questo è un punto di vista fondamentale, ovviamente, fondamentale. Se tu vuoi sedurre, se tu vuoi conquistare, se tu vuoi, diciamo, creare anche qua un bias che faccia innamorare l'uomo, perché come dicevo prima, gli uomini poi si innamorano della percezione che hanno di te. Questo è veramente un punto fondamentale. È il desiderio di stare bene che ti fa stare bene, insomma. E questo devi tenerlo presente perché è veramente importante, è veramente fondamentale. Poi un terzo punto che ti suggerisco, diciamo, di utilizzare per sedurre, per conquistare, è imparare a dominare, tra virgolette, le conversazioni. Questo è un altro punto importante perché devi essere tu a gestire la conversazione, devi essere tu in grado di farlo parlare. Tieni presente questo punto, più lo farai parlare di cose personali, più si innamorerà. Quindi inizia a sviluppare quest'arte che è l'arte del far parlare gli uomini. Piano piano portali su conversazioni, diciamo, personali, partendo dal largo, diciamo così, partendo dal generale, arrivare sempre di più al particolare. Quando loro inizieranno a esprimersi, inizieranno a manifestare, diciamo così, e a parlare di se stessi, si creerà un fenomeno che è il fenomeno del transfert. Ed è un trucco psicologico notevole quello, perché il transfert trasferizzano su di te delle emozioni, quindi questo transfert fa sì che si innamorano, perché quello che avviene è praticamente sul lettino dello psicanalista, solo che anziché essere sul lettino, diciamo, anziché essere sul lettino, sei, diciamo, come dire, lo fai parlare, lo fai esprimere, questo lo farà, lo coinvolgerà sempre di più, perché tirerà fuori delle emozioni, tirerà fuori
delle sue emozioni interiori, e le emozioni interiori, la sua parte emotiva attribuirà a te come elemento scatenante che gli ha prodotto emozioni, quindi si coinvolgerà moltissimo. E il quarto punto, sembra strano, ma è il potere del no, il potere del rifiuto, perché una delle fonti di approvvigionamento emotivo principale per tutte le persone è il rifiuto. Quindi dovresti imparare a dire di no, ma diciamo la penalizzazione, cioè il no, deve essere servita su un piatto gratificante, perché non devi inimicarti la sfera logico-razionale. Mi piacerebbe tanto uscire con te, sei una bellissima persona, bla bla bla, un po' di complimenti, ma ho tanto lavoro da fare, ho tanto qua, ho tanto là, per cui dai, vedremo in seguito, eccetera, eccetera. Lasci le porte aperte, ma di fatto analogicamente dici no. Non sembra, ma posso garantirti che questo lo sedurrà molto di più di quanto anche la tua più fervida immaginazione possa immaginare. Che possa accadere. Ecco, questi quattro bias, questi quattro meccanismi hanno veramente un grande potere di sedurre, di coinvolgere e di far innamorare gli uomini. Prova ad utilizzarli e vedrai che migliorerai moltissimo le tue prestazioni, diciamo, da un punto di vista della seduzione e dell'innamoramento. Bene. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube e ti ricordo che ti puoi anche abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati vicino al tastino iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Ci sono quattro livelli di abbonamento: abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top. Connessioni mirate, video registrazioni, seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!